Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro sul rendiconto armonizzato. È con noi sempre il dottor Nicola Rebecchi che dopo aver presentato nei due incontri precedenti i principi contabili relativi al rendiconto armonizzato e le principali criticità a cui si può andare incontro nei diversi momenti in cui si articola il rendiconto armonizzato, in questo nuovo incontro ci presenterà le risposte ai principali quesiti che sono arrivati nel corso di queste settimane, sia durante i webinar che all'indirizzo di posta dedicata assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it. Ricordo a tutti quello che è già stato più volte detto nel corso dei webinar precedenti. Non necessariamente in queste slide troverete la vostra domanda, troverete però il tema che è stato presentato da molti di voi. Le risposte sono risposte generali che fanno riferimento ai principi contabili, ma non necessariamente scendono nel caso specifico. All'interno di queste slide comunque troverete tutte le risposte ai vostri, non tutte, diciamo molte delle risposte ai vostri quesiti. Ovviamente se avete ulteriori domande rispetto alle tematiche che sono state trattate oggi, alle ulteriori quesiti, richieste di chiarimenti, potete inviarle all'indirizzo di posta elettronica assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it, specificando nell'oggetto la tematica per la quale chiedete supporto. Vi prego a tutti di prestare molta attenzione alle risposte del dottor Rebecchi, magari prima di iniziare a fare nuovi quesiti. Sono tantissime slide e quindi può essere che le vostre risposte siano nella parte finale della presentazione. Auguro a tutti buon lavoro e lascio la parola a Nicola. Grazie Laura e insomma un buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo e quindi insomma Laura ha già ottimamente sintetizzato il programma e quindi i quesiti che sono pervenuti durante i due webinar sono stati veramente tanti e chiaramente è impossibile dare risposta ad ognuno di questi oggi perché sono state oltre 150, noi li abbiamo tematizzati, in alcuni casi troverete la domanda che è proprio stata posta, in altri casi trovate soltanto la risposta perché naturalmente i quesiti da un certo punto di vista si ripetevano, ecco, insomma, e quindi li abbiamo accorpati. Fondamentalmente le tematiche che noi abbiamo affrontato nei due webinar precedenti riguardavano il riaccertamento e quindi tutto quello che è connesso al riaccertamento dei residui, quindi alla ricognizione, alla cancellazione, alla reimputazione dei residui. E nella seconda parte, nel secondo webinar, abbiamo trattato il tema del rendiconto di gestione vero e proprio, e quindi il tema della determinazione del risultato dell'amministrazione, delle determinazioni delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, del ripiano del disavanzo e degli allegati al rendiconto di gestione, in particolare al rendiconto di gestione conoscitivo, visto che è naturalmente quella che è armonizzato, che è la novità, diciamo, di quest'anno naturalmente. Con il rendiconto di gestione noi arriviamo ad un momento di sintesi nel corso del 2015. Abbiamo introdotto la competenza finanziaria potenziata, gli schemi conoscitivi e il riaccertamento straordinario. Con il rendiconto del 2015 si, diciamo, conclude una sorta di primo ciclo dell'armonizzazione della riforma contabile e sono inevitabilmente tante le novità e i quesiti che i comuni ci hanno posto. E quindi la prima, diciamo, una domanda, ecco, diciamo che è arrivata fin da subito, riguardava il tema di quali sono nel rendiconto di gestione, di quali sono i residui iniziali. E se sono quelli pre-riaccertamento straordinario o post-riaccertamento straordinario. Qui era già stata evidenziata nelle slide del primo webinar e non facciamo altro che ripeterlo. Principio contabile, il 4.2 allegato al decreto legislativo 118, in particolare il paragrafo 9.3, chiarisce che il rendiconto armonizzato parte dai residui attivi e passivi al 31-12-2014. E quindi
i residui iniziali corrispondono ai finali del 2014. Su questo non c'è alcun dubbio, non è un'interpretazione, è il principio che lo dice, come chi ci ascolta lo sa, insomma, quindi un po' l'opinione che ci siamo fatti come operatore dei servizi finanziari è quella, il principio contabile si applica, ecco, insomma, quindi non è in discussione, ecco, insomma, e se vogliamo, per certi aspetti, fin troppo, ecco, dogmatico da un certo punto di vista. In ogni caso, per noi questa è un fatto dei principi e quindi come tale va applicato. Gli effetti del riaccertamento straordinario, quindi noi li recepiamo all'interno del rendiconto di gestione e quindi in un qualche modo il rendiconto di gestione, in particolare quella, anche la pagina, non so se tutti voi lo avete già verificato, uno schema che è anche particolarmente complesso da leggere, ci sono tante colonne e tre righe per ciascuna. Per ciascuna voce del bilancio conoscitivo, sia essa la tipologia di entrata che il macro aggregato o la spesa e il programma e la missione, noi troviamo naturalmente che abbiamo nella colonna R, la voce riaccertamento dei residui, quelle che sono sia le variazioni che abbiamo apportato in occasione del riaccertamento straordinario, che ricordiamo aveva una valuta il 1° di gennaio, che quelle che apportiamo con il riaccertamento ordinario che è propedeutico al rendiconto della gestione. Quindi fondamentalmente noi andiamo anche a, nel rendiconto di gestione, a ricomprendere quelle che sono le reimputazioni che erano state compiute con il riaccertamento straordinario. Ci è stato chiesto se è vero che i residui esistono ancora, quindi noi lo diciamo, naturalmente continuano ad esistere i residui attivi e i residui passivi, sia provenienti dalla gestione di competenza, cioè quindi gli accertamenti e gli impegni che conserveremo a residuo, come residuo della competenza 2015, che i residui in conto residui, ecco, quindi i residui provenienti dalla gestione dei residui. Ricordo che con l'operazione di riaccertamento straordinario abbiamo applicato il principio della competenza finanziaria appunto alle risultanze del rendiconto 2014 e in quella sede abbiamo probabilmente mantenuto, ecco, residui attivi e residui passivi alla luce del principio di competenza finanziaria potenziato. E perciò questi residui continuano ad esistere. Naturalmente nell'operazione di riaccertamento dei residui andremo a fare una verifica se ci sono ancora le condizioni che ci consentono di mantenere questo residuo a rendiconto. La qualcosa è di solito pacifica nel caso di entrate. Nel senso che poi le entrate scadute restano a residuo anche se non riscosse. Nel caso della spesa andranno operate delle verifiche più precise, perché le condizioni per poter conservare una somma residuo sono quelle che le prestazioni siano state compiute, i beni siano stati consegnati. Ma di questa cosa la vedremo meglio in seguito, ecco, rispondendo ad altri quesiti. Le entrate, il principio, ci è anche stato chiesto cosa accade nel caso noi cancelliamo un residuo attivo e poi dopo lo riscuotiamo, se dobbiamo riscuoterlo in competenza. Bene, qui il principio contabile è da questo punto di vista, anche in questo caso, abbastanza tassativo e quindi laddove noi abbiamo cancellato un'entrata, un residuo attivo, un credito, perché lo ritenevamo inesigibile e questa. Poi in realtà dopo questa cancellazione, per una qualche ragione, noi l'abbiamo riscosso, in questo caso andremo ad accertare in conto residui, operando una modifica gestionale che probabilmente non tutti i software gestionali oggi contemplano, ma che insomma, sarà probabilmente sviluppata, ecco, nel corso dei prossimi mesi, ecco, di applicazione integrale della riforma contabile. Ci è anche stato chiesto qual è il ruolo del servizio finanziario e quindi se un responsabile mi fa un'attestazione di liquidità e mi dice che una determinata spesa è esigibile, la prestazione c'è stata, io non ho la fattura, come mi comporto? Allora diciamo che è chiaramente la dichiarazione di liquidabilità, l'attestazione per poter conservare la somma residua la deve sottoscrivere il responsabile titolare della spesa. È evidente che il responsabile del servizio finanziario coordina le attività di ricognizione e riaccertamento dei residui. Sul mantenimento dei residui, sulla loro reimputazione, sulla cancellazione, si esprime anche l'organo di revisione, che è tenuto a rendere un parere sulla,
deliberazione di riaccertamento ordinario della Giunta, e quindi c'è una sorta di controllo in termini di coordinamento del servizio finanziario ed un controllo vero e proprio da parte dell'organo di revisione che dovrebbe analizzare in modo puntuale tutte le reimputazioni del riaccertamento ordinario, così come le somme che andiamo a eliminare e quelle che decidiamo di conservare a rendiconto. Ci è stato chiesto come imputare le entrate e la gestione dei beni. Ebbene, queste sono imputate per esigibilità in relazione alla documentazione, e quindi se la fattura, nel caso di una gestione rilevante di finivo o un documento analogo, laddove non ci fosse una gestione IVA ma una concessione di un bene, occorre analizzare la documentazione. Quindi, se nella pancia della fattura noi troviamo che la concessione, l'allocazione del bene è relativa al mese di dicembre, conserveremo a residuo attivo questa somma, e quindi non è tanto la data della documentazione amministrativa quanto il contenuto della documentazione amministrativa a supporto del titolo giuridico che, di accertamento dell'entrata. Ci è stato chiesto, e qui il principio contabile è piuttosto anche tassativo, cosa fare con quelle determine che impegnano le spese, a ridosso della scadenza dell'esercizio. Ora, qui il principio contabile è piuttosto chiaro, lo riprenderemo con altre slide in seguito, ma nel principio contabile. E poi questa cosa è in qualche modo ribadita anche dal testo unico degli enti locali: quelli che sono gli impegni di spesa che sono relativi a servizi che stanno a cavallo tra due esercizi vanno imputate distintamente sui due esercizi in base alle relative quote di spesa. Cioè, il concetto che poi abbiamo cercato di illustrare anche nei precedenti webinar è che il lavoro nostro a valle di servizi finanziari si semplifica quanto più, noi applichiamo il principio di competenza finanziaria potenziato, che è peraltro complesso, però quanto più noi anticipiamo questa applicazione durante la gestione. E quindi è durante la gestione che noi dobbiamo andare a verificare le condizioni per l'imputazione, nel momento in cui registriamo l'impegno di spesa o l'accertamento di entrata, quando e come lo andiamo a imputare sugli esercizi. Questa cosa semplifica l'attività del rendiconto. E quindi se noi abbiamo la prestazione di un servizio, ad esempio, che facevamo canonico, era un po' quello relativo alle luminarie, e quindi, nel caso in cui ancora qualche comune se le possa permettere, diciamo, l'attività di installazione e di smontaggio delle luminarie andrebbe imputata contabilmente su due esercizi distinti, perché vengono montate a novembre e vengono smontate a gennaio. Ecco, qui è un esempio estremo, ma questa è la logica. Se noi avremo operato in questo modo, a rendiconto sarà anche più semplice capire cosa può essere conservato oppure no. Ci è stato chiesto se il CIG e la determinazione o deliberazione a contrattare fossero obbligazioni giuridiche perfezionate. E no, chiaramente non lo sono. L'obbligazione giuridica perfezionata c'è nel momento in cui individuo il creditore, e quindi attiene alla fase dell'aggiudicazione, parlando di beni, servizi e lavori. Ecco, insomma, e quindi questo è un tema diverso. Rispetto al tema delle opere pubbliche, l'attivazione del fondo pluriennale vincolato, e quindi la possibilità di non cancellare l'impegno di spesa ma di poterlo reimputare tramite l'FPV è legata specificamente a due condizioni che vediamo in seguito. Qui ci è stata posta una domanda relativa a una spesa per contributi finanziata da un'entrata a destinazione vincolata, e quindi come si poteva operare. Qui il comune dice: io alla fine dell'esercizio non avevo l'obbligazione giuridica perfezionata, ho mandato la somma in avanzo di amministrazione. In avanzo vincolato è possibile applicarla nell'esercizio successivo? Certo, la procedura che qui ha indicato il Comune è corretta, nel senso che l'attivazione del fondo pluriennale vincolato per spese correnti finanziate con entrate a destinazione vincolata è purtroppo, come posso dire,
La condizione è che noi abbiamo un'obbligazione giuridica perfezionata e in parte spesa e quindi ricordiamolo, la stessa nozione del concetto di fondo pluriennale vincolato è quello che di base, diciamo, è quella che esistono due obbligazioni giuridiche perfezionate, quella attiva è scaduta ed esigibile, quella passiva è un'obbligazione giuridica perfezionata non scaduta. Soltanto laddove noi avessimo un perfezionamento entro l'esercizio, cioè quindi entro il 31-12-2015, potremmo reimputarla tramite il fondo pluriennale vincolato. L'accantonamento del fondo crediti, ecco, qui si è aperto un tema, anticipiamo, ecco, le tematiche del fondo crediti perché sono particolarmente sentite. Naturalmente si tratta di due strumenti, diciamo, che a rendiconto, ecco, da un punto di vista cardine, ecco, della riforma contabile, sono l'FPV, fondamentalmente utilizzato per reimputare le spese, e il fondo crediti dubbia esigibilità, per far fronte ai rischi, ecco, di riscossione di entrate di dubbia esigibilità. Qui il Comune ci ha posto, i Comuni ci hanno posto domande che poi in qualche modo abbiamo anche riassunto e poi verranno sviluppate in seguito. E quindi dice, ma l'accantonamento lo faccio impegnando la quota di riferimento oppure accantonando un avanzo vincolato? Allora, chiariamoci. L'accantonamento viene fatto vincolando una quota dell'avanzo, sostanzialmente diventa avanzo, attenzione da questo punto di vista alla terminologia, diventa avanzo accantonato, e non avanzo vincolato. Gli accantonamenti al fondo crediti confluiscono in una quota che è accantonata, che è differente dalla quota vincolata, sulla quale poi ci sono state fatte ulteriori domande. Noi per poter procedere all'accantonamento di queste quote dobbiamo partire dal bilancio di previsione e quindi è nel bilancio di previsione che dobbiamo stanziare dei capitoli di spesa, fondamentalmente sono uno per la parte corrente e uno per il conto capitale che peraltro è più marginale e quindi è riferito all'entrata in conto capitale di dubbia esigibilità che secondo il principio contabile sono anche limitate, poi la realtà potrebbe anche conoscere un numero più ampio, ecco, di crediti dubbia esigibilità anche a titolo quarto. E quindi abbiamo sostanzialmente due quote, la prevalente di parte corrente, che vengono accantonate in relazione a un calcolo che viene fatto su queste medie e a percentuali che poi da cui questo scaturiscono, e questo accantonamento viene fatto nel bilancio di previsione, la spesa non viene impegnata, non viene pagata e confluisce nell'avanzo accantonato. A consuntivo dovrò verificare naturalmente, come posso dire, il risultato della gestione di competenze e verificare che poi effettivamente, come posso dire, il mio risultato di amministrazione di parte corrente, di parte capitale, consenta, come posso dire, di avere adeguatamente garantito questo accantonamento, ma anche effettuare una verifica di congruità. E quindi è necessario anche fare questa verifica. La verifica di congruità è rappresentata nell'esempio 5, del principio contabile. E quindi sono due, poi fondamentalmente, quella che abbiamo illustrato in precedenza, fatta secondo il metodo ordinario, che potete recuperare nell'esempio 5, oltre che nelle slide che sono state presentate, e anche rispetto a quelle che sono presenti nel manuale dell'armonizzazione contabile di IFEL, dove la procedura è descritta in modo molto puntuale. Quindi la verifica congruità a rendiconto col metodo ordinario viene fatta prendendo in considerazione i residui iniziali degli ultimi 5 consuntivi con le riscossioni in conto residui che sono state fatte rispetto ai residui iniziali. Se viene fatta distintamente per tipologie, o meglio ancora, aggiungo io, per capitoli, naturalmente, perché non c'è una media unica di riscossione delle tipologie di entrata o dei capitoli di entrata, ma ci sono delle tipologie, naturalmente, che hanno differenti capacità di riscuotibilità, diciamo. Quei capitoli di entrata che danno un'incidenza negativa, perché abbiamo sempre accertato per cassa e quindi non producono, ecco, diciamo così, accantonamento l'FCDE, non è che producono un accantonamento negativo e sottraggono FCDE a quelli che producono un accantonamento positivo, semplicemente se non producono accantonamento,
la verifica di congruità per quel capitolo da pari a 0. Questo è per quanto attiene alla congruità col metodo ordinario. Il metodo è quindi ottenuta questa media, noi la applichiamo al totale dei residui attivi al 31-12-2015 di quella determinata capitolo di entrata, di quella determinata tipologia di entrate, e otteniamo la quota di accantonamento che deve essere garantita a rendiconto e che rimane accantonata nell'avanzo di amministrazione. Naturalmente, se nel frattempo abbiamo cancellato e stralciato residui attivi di dubbia e difficile esigibilità, è chiaro che il rapporto della riscossione viene applicato a un valore che è più basso e quindi la verifica a congruità a rendiconto, come posso, produrrà un minore accantonamento. La verifica ordinaria viene fatta ed è descritta nel paragrafo 3.3 dello stesso principio contabile ed è più semplice perché noi partiamo da quello che era l'FCDE accantonato in sede di accertamento straordinario. A questo FCDE sottraiamo le cancellazioni, gli stralci dei residui di crediti di dubbia e difficile esigibilità e sommiamo la quota che è stata accantonata nel bilancio di previsione. E quindi otteniamo che a rendiconto quella è la quota che dobbiamo tenere accantonata a rendiconto. A quel punto dobbiamo andare a verificare se il nostro avanzo ha sufficiente capienza per garantire la congruità a rendiconto. Eventualmente dobbiamo integrare la quota del nostro risultato d'amministrazione per coprire l'FCDE in base a questa verifica di congruità, o abbiamo la capacità, possibilità di svincolo rispetto a questa tipologia. Faccio un ulteriore esempio, che è riferita a una realtà. Prendo un esempio, un'unione dei comuni parte dal 1 gennaio 2015 a gestire le sanzioni del codice della strada e le gestisce in base alla competenza finanziaria potenziata. Avrà alla fine dell'anno accertato nel proprio rendiconto le somme che ha notificato nel corso dell'anno. Nel bilancio di previsione aveva a sua volta accantonato una quota di FCDE in base a dei valori extracontabili, perché questa entrata negli anni precedenti non ce l'aveva, valori che avrà recuperato dai comuni che gli hanno passato la gestione, trasferito la gestione delle sanzioni del codice della strada. Nella verifica di congruità rendiconto col metodo ordinario, il valore dell'accantonamento è zero. Perché? Perché non aveva un residuo iniziale, essendo partito in corso d'anno. Col metodo graduale, viceversa, ho un accantonamento che mi è garantito dal fatto che ho accantonato l'FCD a rendiconto. In ogni caso, qualsiasi sia il metodo che noi andiamo a, entrambi sono validi e sono alternativi, siamo chiamati a fare una valutazione oggettiva e prudenziale rispetto a quello che è l'accantonamento. I valori che scaturiscono da questi due metodi sono i valori minimi. Noi abbiamo facoltà di incrementare questo valore e portarlo a un livello che secondo noi garantisce l'ente, naturalmente, dai rischi di dubbia esigibilità. Questa valutazione non deve essere arbitraria e quindi deve essere basata su elementi concreti che andranno poi riportati nella relazione sulla gestione che accompagna il rendiconto di gestione. Lo svincolo, l'eventuale svincolo, qualora noi siamo in un surplus di FCDE accantonato rispetto a quello necessario, noi lo possiamo applicare al bilancio di previsione dopo l'approvazione del rendiconto, e lo possiamo applicare al bilancio di previsione. Naturalmente questa quota sconta i nuovi equilibri di bilancio. Tutte le applicazioni e l'utilizzo di avanzo di amministrazione, sia quello accantonato, sia quello vincolato, che quello destinato, quello libero, scontano gli effetti dei nuovi saldi di competenza tra entrate e spese finali. Quindi l'avanzo non si computa tra le entrate finali di competenza, così come non viene computato l'FCDE che viene accantonato nel bilancio di previsione. Quindi siamo chiamati a fare delle valutazioni da questo punto di vista. E ci è stato chiesto come utilizzare l'anticipazione di liquidità. E quindi i comuni che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità del DL 35 avevano una particolare modalità di riscossione. Ora dedichiamo veramente poco tempo a questo tema che è un po' complesso e come posso dire che non è
necessario per tutti, ecco, insomma, IFE l'ha poi fatto a sua volta un approfondimento. Laura, ti vedo comparire, dimmi. No, finisci pure, al termine di questa Perfetto. slide ho solo una richiesta. Sì, e quindi diciamo che da questo punto di vista il DL 78, la manovra estiva, ha dato la possibilità agli enti locali di utilizzare la quota accantonata nel bilancio del risultato d'amministrazione, di utilizzare anche la quota vincolata delle anticipazioni di liquidità. La Corte dei Conti ha stabilito una modalità per l'anticipazione di liquidità. E quindi quando ce l'hanno trasferita, noi a suo tempo abbiamo iscritto questa spesa nel titolo terzo per la restituzione della quota in conto capitale di questa anticipazione di liquidità. La Corte dei Conti ci ha detto non potete conservarla residuo, non potete reimputarla tramite l'FPV, confluisce in avanzo vincolato. Questo avanzo vincolato è utilizzabile per garantire l'accantonamento a rendiconto del fondo crediti. Quindi, in sede di rendiconto 2015, noi possiamo utilizzare gli enti che sono in questo tipo di condizione, ce ne sono diversi, possono utilizzare l'anticipazione di liquidità per garantire la copertura a rendiconto dell'FCDE e anche eventualmente per, una volta garantita la copertura dell'FCDE a rendiconto, anche per utilizzarla e coprire la quota di FCDE prevista nel bilancio di previsione del 2016 con queste somme, sempre scontando quei limiti che abbiamo detto rispetto ai saldi di bilancio tra entrate e spese finali. Naturalmente l'ente deve poi provvedere a iscrivere lato spesa le quote annuali di rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione di liquidità con risorse proprie. Laura, c'è un approfondimento nella slide, scusate, c'è un link all'approfondimento che è stato fatto nel corso del 2015 a seguito della manovra estiva in cui questo tema è stato affrontato, diciamo, con più dovizia rispetto a quella che è la mia trattazione. Prego, Laura. Nicola, scusa, a proposito dell'FCDE, chiedono quali Sì. sono le entrate di parte capitale che hanno bisogno della costituzione del fondo? Potrebbero anche non essercene, diciamo che gli oneri di urbanizzazione, soprattutto non le quote legate al permesso, ma le rateizzazioni successive, qualora non fossero coperte da una fideiussione, di solito sono coperte da fideiussione, ma purtroppo sappiamo che la realtà non è sempre quella descritta naturalmente dal principio contabile, può essere anche differente, e quindi potremmo avere una situazione in cui c'è necessità naturalmente di garantire queste quote che non sono coperte da fideiussione, che stanno pure al titolo quarto, che noi andiamo a accertare ed imputare in base all'esigibilità. Questo è un esempio di quota da FCDE di conto capitale. Vedo anche Grazie, una Nicola. domanda che non è del tutto inerente, ma intanto diamo anche risposta, che è il tema del rimborso degli oneri di urbanizzazione. Questa quota va contabilizzata come altre spese in conto capitale. Quindi l'ho vista lì, è molto semplice, diamo risposta immediatamente. Grazie. Quindi al macro aggregato 5. Noi proseguiamo. Allora, un'altra tematica che è emersa in tutta la sua criticità riguardano gli errori compiuti, e ce ne sono stati naturalmente perché poi siamo tutti esseri umani e quindi siamo anche fallibili da questo punto di vista, gli eventuali errori che abbiamo compiuto nel corso del riaccertamento straordinario. Da questo punto di vista, ahi noi, il principio contabile non contempla una soluzione all'errore che è stato compiuto. Quindi, se noi abbiamo conservato a residuo attivo o passivo, prevalentemente la tematica è quella del residuo passivo, quindi abbiamo conservato a residuo passivo una somma che tale non era, non possiamo reimputarla e quindi questa cosa non è consentita, non è consentito di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario se non previa pronuncia della Corte dei Conti. E quindi noi non possiamo direttamente operare dicendo c'è stato un errore e quindi sistemiamo. Ecco, quindi il riaccertamento straordinario è in qualche modo un fatto compiuto e quindi quello che noi abbiamo conservato a residuo del rendiconto di gestione dopo il riaccertamento straordinario resta residuo. Naturalmente è possibile provvedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi.
o alla loro riscossione e al loro pagamento. E quindi questo senz'altro è possibile. Non è viceversa possibile reimputare al bilancio 2016 o successivi residui del 2014, ma soltanto quelli che sono stati a loro volta reimputati. Sempre in tema di riaccertamento straordinario, qui abbiamo un comune che ci dice di aver cancellato la spesa in conto capitale e quindi ha determinato un avanzo di amministrazione e quindi le entrate sono in questo modo rimaste a residuo attivo. Ora, qui naturalmente non abbiamo l'occasione di analizzare il quesito più a fondo perché è stato posto durante in chat, ecco, diciamo, durante il webinar. E noi abbiamo una considerazione di massima da fare sulle opere pubbliche che avevamo, cioè vale a dire che in ogni caso, come a livello di principio di carattere generale, l'attivazione dell'FPV è subordinata ad avere un'obbligazione giuridica alla fine dell'esercizio. E quindi, senz'altro, in assenza di obbligazione giuridica, le somme confluiscono in avanzo di amministrazione e confluiscono e sono soggette a vincolo e a destinazione che devono essere coerenti con la natura del finanziamento. Pertanto, se la somma era finanziata con onere di urbanizzazione, confluirà ad avanzo destinato, se era finanziato con un mutuo, confluirà invece in un avanzo di tipo vincolato e quindi questa è la modalità. Per le opere pubbliche, e limitatamente alle opere pubbliche, invece occorre fare riferimento alla lettera A e B del principio contabile, del paragrafo 5.4, vale a dire che noi abbiamo la possibilità di attivare l'FPV anche se non c'è un'obbligazione giuridica perfezionata. Sono le due voci legate all'attivazione della procedura di gara, ovvero al fatto di avere nel quadro economico delle opere pubbliche almeno uno stato di progettazione, anche quello preliminare, e una spesa del quadro economico che corrisponde a un'obbligazione giuridica perfezionata, che escludendo quelle che sono le spese di progettazione. Laddove avessimo solo spese di progettazione, manterremo l'impegno soltanto per le spese di progettazione o reimputeremo soltanto le spese di progettazione se queste hanno un'obbligazione giuridica e non sono ancora scadute. Se invece abbiamo attivato altre voci del quadro economico, abbiamo attivato la procedura di gara, possiamo spostare tutto il quadro economico dell'opera pubblica tramite l'FPV. In tema naturalmente di ricognizione dei residui di reimputazione, allora ci è stato chiesto quando è che si possono reimputare residui attivi. Allora, residui attivi si possono reimputare, ci sono diverse casistiche naturalmente, e quindi i residui attivi che sono, tanto, tutto ha fatto una distinzione, residui attivi che sono contributi a rendicontazione, e quindi c'è il principio contabile contempla la necessità, in questo caso, per variazione del cronoprogramma noi andiamo a spostare l'entrata e la spesa e quindi la reimputazione avviene ed è contestuale, quindi spostiamo tanta entrata e tanta spesa relativamente al contributo a rendicontazione in relazione alla variazione del cronoprogramma, poi riprenderemo, c'è un quesito specifico in seguito. Laddove invece noi dovessimo avere una rateizzazione di un'entrata, di un residuo attivo, ebbene in questo caso, ahi noi, purtroppo, se la rateizzazione supera l'annualità, dobbiamo anche andare a spostarla e quindi provvederemo alla cancellazione del residuo attivo e la sua iscrizione nel bilancio. La cancellazione di un residuo attivo e la sua reimputazione produce una riduzione del risultato d'amministrazione nel 2015 e anche un peggioramento di quelli che sono gli equilibri a rendiconto e va a migliorare invece gli equilibri dell'esercizio successivo dove andiamo a imputare questa entrata. La reimputazione dei residui passivi, questa è un'altra domanda che naturalmente ci veniva posta, la reimputazione dei residui passivi è invece possibile in casi limitati, quindi non è che tutta la spesa che noi, per la quale abbiamo un'obbligazione giuridica ci è consentito di reimputarla.
è prevista dal principio contabile soltanto in alcuni casi e quindi i residui passivi della competenza, cioè quindi quelli che abbiamo impegnato nel corso del 2015, registrato nel corso del 2015 o anche quelli che sono stati reimputati con il riaccertamento straordinario dal 14 al 15, sono limitati ai casi previsti dal principio. Quindi il personale sarà l'accessorio del personale, i legali esterni, le spese che sono finanziate da entrate a destinazione vincolata, le variazioni al cronoprogramma e quindi la reimputazione anche di lavori pubblici per effetto di variazione al cronoprogramma e il fatto sopravvenuto. Il fatto sopravvenuto è una cosa su cui ci è stato chiesto diversi aspetti, allora va chiarito che il principio contabile prevede che in sede di riaccertamento straordinario si prescinde dalla natura vincolata dell'entrata. Normalmente l'FPV si utilizza soltanto laddove ci sono entrate vincolate e quindi c'è un'eccezione specifica che viene in sede di riaccertamento ordinario spostata, ecco, anche su altre tipologie di spesa che non sono finanziate da entrate a destinazione vincolata. L'esempio che noi avevamo fatto la volta precedente era riferito a un incarico, ma è un esempio che può valere per come posso dire, diverse tipologie di spesa. Diciamo che nel momento in cui noi affidiamo un incarico a un soggetto esterno, faccio l'esempio, un incarico per un accatastamento, io lo affido al 1° febbraio del 2015, il tecnico esterno si è impegnato a iscrivere al catasto immobili del comune entro il 31 dicembre del 2015. A consuntivo vado a verificare, oggi non ha ancora fatturato, queste prestazioni non le ha ancora concluse, pur essendosi impegnato a farlo. Tema delle penali a parte, che in questo momento non ci interessa, quella prestazione non si è compiuta per un fatto sopravvenuto, rispetto che non era preventivabile nel momento in cui noi abbiamo registrato questo tipo di impegno. In questo caso abbiamo la possibilità di reimputare quell'impegno di spesa, solo in sede di riaccertamento ordinario, di fare questo tipo di reimputazione ed è limitata a casi naturalmente legati a fatti sopravvenuti e quindi non è una cosa estensibile a tutte quelle obbligazioni giuridiche perfezionate che non si sono ancora compiute. Laddove noi abbiamo invece, altro esempio, se invece noi a dicembre affidiamo l'ordine, facciamo l'ordine degli stampati sul MEPA e al 15 dicembre facciamo questo ordine, aggiudichiamo l'RDO, la ditta dà contratto a 60 giorni per consegnare questi stampati, noi andremo a imputare quella spesa sul bilancio pluriennale, perché 15 di dicembre e 60 giorni andiamo a metà di febbraio, quindi la scadenza prevista iniziale per l'esecuzione di quella prestazione è una scadenza che scade nel bilancio del 2016. Le entrate da mutui, un'altra cosa che ci è stata chiesta è se naturalmente le entrate da mutui quando sono esigibili. Allora, le entrate da mutui sono esigibili si perfezionano con la sottoscrizione del contratto e sono esigibili quando il soggetto finanziatore rende disponibili le somme oggetto del finanziamento. E quindi normalmente, nel caso di mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti, dopo la sottoscrizione del contratto, la Cassa Depositi e Prestiti provvede a fare un deposito a nostro nome di queste somme che rende disponibili, che non ci eroga e ci erogherà con il tiraggio dell'opera pubblica, ma che sono in un deposito a nostro nome e quindi noi conserveremo le somme dal mutuo a residuo attivo, non come residuo attivo da mutui, come residuo attivo da depositi, attraverso una contabilizzazione che è quella prevista nell'esempio 8 del principio contabile applicato, quindi facendo transitare questa somma, quindi con un giroconto, sulla concessione dei crediti per aprire il conto di deposito al titolo quinto dell'entrata, al nuovo titolo quinto. Ci è stato chiesto se lo stralcio dei crediti di dubbia esigibilità trascorsi 3 anni dalla loro esigibilità è obbligatorio. No, è facoltativo ed è in ogni caso accompagnato dalla riduzione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi sostanzialmente un'operazione che tende ad essere neutrale o tendenzialmente neutrale. Ecco, insomma, quindi noi andiamo a cancellare un'entrata scaduta da 3 anni e andiamo anche a ridurre l'FCDE. Perché abbiamo verificato che
con i due metodi di verifica di congruità applicheremo a questo punto una media a un importo più basso e quindi otterremo un importo più basso, oppure addirittura lo toglieremo nel metodo graduale. Allora, tematica, deliberazione della giunta e determinazione. È una tematica che ho visto è stata sollevata molte volte, e quindi ci si chiede, è necessaria la determinazione del responsabile del servizio finanziario, dei responsabili dei servizi titolari delle spese e delle entrate? No, non è obbligatoria, e quindi possiamo riassumere tutto all'interno del riaccertamento ordinario. Se l'ente lo vuole, facoltativamente può far anticipare il riaccertamento ordinario da determina il responsabile del servizio finanziario o determina il responsabile del servizio, con la quale questi si esprimono relativamente alla conservazione, alla cancellazione o alla reimputazione di residui attivi e passivi. Ed è del tutto facoltativo. In ogni caso, se decidiamo di far fare queste determine, dobbiamo recepirne il contenuto all'interno del riaccertamento, della delibera di giunta di riaccertamento ordinario, perché è questa delibera che stabilisce se le somme vengono conservate, cancellate o reimputate, e quindi deve essere fatta propria. E quindi possiamo scegliere la modalità che meglio ci aggrada per capire come attribuire queste responsabilità ai funzionari, che naturalmente la mantengono, però la delibera di giunta deve riassumere queste eventuali determinazioni, che non sono obbligatorie. Queste determinazioni vanno tenute distinte dalla determinazione del riaccertamento parziale, che è una determinazione fatta al responsabile del servizio finanziario, che pure va recepita all'interno del riaccertamento ordinario, che viene effettuata per reimputare residui attivi, ma soprattutto residui passivi, e consentirne la liquidazione e il pagamento prima del riaccertamento ordinario. Prego, Laura. Io ho visto. Nicola, scusa, sì, ho due precisazioni. Se puoi ribadire per favore il Sì. termine entro il quale fare la delibera di giunta per il riaccertamento ordinario. Allora, sì. Allora, il riaccertamento ordinario, allora, diciamo che non c'è un termine, però noi volentieri diamo un'indicazione e quindi ci facciamo una sorta di cronoprogramma, ecco, diciamo, delle nostre attività legate al rendiconto. Io partirei a ritroso e quindi teniamo conto che il rendiconto di gestione deve essere approvato il 30 di aprile. Poi adesso non so come cada sul calendario, ma potrebbe essere anche un giorno prima, se questo cade di sabato o di domenica. Allora, noi dobbiamo calcolare 20 giorni per il deposito, che è un termine incomprimibile, ecco, diciamo da regolamento di contabilità, e i tempi che l'ordinamento assegna al revisore, che normalmente sono di 20 giorni. Poi può essere che noi al revisore, come posso dire, renda il parere in un tempo più breve. Però diciamo che se noi togliamo 40 giorni dal 30 di aprile andiamo al 20 di marzo. Il 20 di marzo dovremmo approvare la proposta di rendiconto da parte della Giunta. Tenete presente che il riaccertamento ordinario deve anticipare la proposta di rendiconto della gestione. Non è contestuale, è un atto che precede ed è propedeutico, quindi va adottato 2 giorni prima, 5 giorni prima, 7 giorni prima. L'ordinamento non ne stabilisce un termine, noi potremmo averlo approvato anche il 29 di febbraio. Però diciamo che deve essere in un tempo congruo. Noi crediamo nella prima quindicina, nei primi 15-20 giorni, diciamo nei primi 15 giorni del mese di marzo, in modo tale, come posso dire, da poter consentire l'elaborazione del rendiconto di gestione alla luce del riaccertamento ordinario, ecco, insomma, questa è un po' la tipologia. Una cosa, Laura, che ci è stata chiesta è cosa succede se io ho nel frattempo, a causa dell'ingorgo, diciamo, dei termini di legge legati ai documenti di programmazione finanziaria, nel frattempo ho depositato lo schema di bilancio e quindi cosa succede allo schema di bilancio, visto che nel frattempo io poi con il riaccertamento ordinario vado a fare una deliberazione di giunta col quale vario gli stanziamenti dell'esercizio provvisorio? Come opero rispetto a questo schema di bilancio? Questo sospende i termini del deposito? Devo riapprovare la delibera di giunta? Riteniamo di no.
È però necessario che se ci troviamo in questa fase, ed è molto facile che questa cosa ci sia, ecco, insomma, quindi potrebbe essere che per il fatto che entrambi i termini di approvazione di questi documenti sono il 30 di aprile, potremmo trovarci in questa situazione. È opportuno che la deliberazione del riaccertamento ordinario che dispone le variazioni dell'esercizio provvisorio, noi prevediamo che disponga anche una variazione allo schema di bilancio che è stato nel frattempo presentato. E quindi operiamo una variazione anche rispetto a questo tema. Il riaccertamento ordinario è un fatto gestionale, non è un documento di programmazione di carattere generale, ma è un fatto gestionale, e quindi andiamo a modificare lo schema di bilancio. Naturalmente dovremo dare comunicazione al Consiglio Comunale della delibera di riaccertamento ordinario. Ecco, insomma, da questo punto di vista questo è a prescindere. Grazie Nicola, sempre sul riaccertamento Grazie. ordinario, è possibile cancellare residui passivi reimputati all'esercizio 2015 con il riaccertamento straordinario? Se sì, è Certo, è necessario possibile. ridurre l'FPV in entrata dell'esercizio 2015? Allora, no, non è necessario diminuire l'FPV di entrata del 2015, è possibile reimputare una spesa già imputata all'esercizio 2015. Questa reimputazione può avvenire o come entrata e spesa correlata nel caso di contributi e rendicontazione o attivando nuovamente l'FPV. In questo caso noi non modifichiamo l'FPV di entrata, andiamo a costituire un FPV di spesa e quindi andiamo a costituire come nel caso di ci comportiamo esattamente con gli altri, come con gli altri impegni, ecco, anche quelli alimentati dalla competenza, dalle entrate di competenza dell'anno. E quindi in questo caso andiamo a creare, reimputiamo l'impegno, la reimputazione viene fatta, come abbiamo detto la volta precedente, con una variazione al bilancio dell'esercizio in chiusura e al bilancio di previsione. E quindi andiamo a ridurre la quota esigibile di quell'impegno a favore dell'FPV. L'FPV viene poi iscritto con una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, iscrivendo in entrata la quota corrispondente di FPV e la spesa relativa all'impegno reimputato. Grazie Nicola. Prego. Il riaccertamento parziale, a cui abbiamo accennato in precedenza, è fatto con le termine responsabile del servizio finanziario ed è corredato dal parere dell'organo di revisione. Il presupposto del riaccertamento parziale, che viene fatto nel corso del 2016, perché quando questa variazione viene fatta nel corso del 2015, si chiama variazione di esigibilità, e quindi è una variazione che viene fatta con determina, sempre dal responsabile del servizio finanziario, se è fatta nel 2015, cioè nell'esercizio della competenza, senza il parere dell'organo di revisione, può anche in quel caso essere fatta da altri responsabili se il regolamento di contabilità disciplina questo aspetto. Viceversa, è terminato l'anno 2015, devo reimputare degli impegni di spesa dal 15 al 16 perché debbo pagarli e quindi debbo pagarli e non faccio in tempo, debbo pagarli prima che scada prima di fare il riaccertamento ordinario, in questo caso opero con il riaccertamento parziale. È una determina del servizio finanziario che fa questa reimputazione, è contemplata dall'ordinamento con un carattere di eccezionalità, non è la norma il riaccertamento parziale, la norma è il riaccertamento ordinario. Tant'è che le determine del riaccertamento parziale devono essere in un qualche modo richiamate nella delibera di riaccertamento ordinario, che comprende anche le determinazioni di riaccertamento parziale. Naturalmente non è necessario rifare la variazione di bilancio o rifare la reimputazione, perché questa è già stata fatta, ma occorre darne notizia appunto nella delibera del riaccertamento ordinario. Il riaccertamento ordinario, e qui ci è stato chiesto, è unico. Una volta fatto, non si rifà, è come il riaccertamento straordinario che è fatto l'anno scorso. Una volta che lo si fa, non lo si può rifare, non sono ammessi riaccertamenti parziali successivi dopo il riaccertamento ordinario. Quindi, una volta che noi facciamo il riaccertamento ordinario, poi procediamo a approvare il rendiconto di gestione. Non possiamo riaccertare successivamente rispetto a questa data.
diciamo che in un qualche modo adesso un po' i quesiti, ecco, sul riaccertamento, poi la seconda parte dei quesiti si concentrava maggiormente sul tema del risultato di amministrazione delle quote accantonate e vincolate. Allora, qui diciamo c'è alcune domande che sono nel frattempo pervenute e ci chiedevano cosa ci va nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione oltre al fondo crediti. Qual è la differenza nelle sue componenti tra il risultato dell'amministrazione al 31-12-2015 nello schema di bilancio autorizzatorio e quello armonizzato? Oppure, in questo caso, il comune ci dice: io ho un contributo che perdo se poi non impegno e spendo a breve. Come posso fare? Questo impegno tecnico è confluito, va in avanzo vincolato, però io non ho il bilancio, sono in esercizio provvisorio. E non ho rideterminato il risultato dell'amministrazione presunto. Come faccio per non perdere questo contributo? Posso usare il fondo di riserva? Quindi diverse tematiche poste. Allora, partiamo dalla prima. Il risultato dell'amministrazione comprende il fondo crediti, la quota accantonata del risultato dell'amministrazione comprende non solo il fondo crediti, ma anche altre tipologie di fondi, in particolare il fondo per l'indennità di fine mandato, il fondo per la perdita delle partecipate, il fondo per i rischi di spese legali e contenzioso. Questo è un elenco non, diciamo, esaustivo, ma piuttosto completo. E quindi ci sono diversi fondi che vanno accantonati. Le modalità di accantonamento sono analoghe rispetto a quelle dell'FCDE da un punto di vista tecnico. Quindi noi stanziamo una somma in parte spesa del bilancio di previsione del 15 o delle annualità successive, le somme che sono accantonate nei fondi non vengono spese, quindi non vengono impegnate, a meno che non ci siano le caratteristiche per poter utilizzare questo fondo durante l'anno. E quindi, come succede con l'indennità di fine mandato del sindaco? Io la accantono nel bilancio di previsione del 2015. Perché il sindaco è in carica e non scade in quell'anno e quindi la accantono tra i fondi, Missione 20, Programma 3, altri fondi, accantono la quota che matura, nel caso in specie 1000 euro. Questa quota è accantonata nel bilancio di previsione 2015, a rendiconto quella somma, non essendo stata impegnata, confluisce, se ho rispettato gli equilibri a rendiconto, confluisce nel risultato dell'amministrazione accantonato. Questi 1000 fanno parte dell'avanzo accantonato. Nel corso dell'anno 2016 iscrivo altri 1000 che sono la quota dell'anno. Se nel corso del 2016 il sindaco si dimette e quindi incorro nella necessità di utilizzare, ho la possibilità di applicare avanzo accantonato nel corso dell'anno 2016, applicando la quota che accantono nel corso dell'anno e quella che ho accantonato nel rendiconto di gestione. Questo è un esempio di come si utilizza un accantonamento. Il risultato di amministrazione. Quali sono le differenze nel risultato di amministrazione tra i due rendiconti? Allora, diciamo che il risultato di amministrazione, le differenze è che nel bilancio conoscitivo devo andare a sottrarre l'FPV di spesa al 31-12-2015 dal risultato di amministrazione dell'autorizzatorio. Quindi, se ricordiamo, la modalità di calcolo tradizionale dell'avanzo d'amministrazione è quella del fondo di cassa, aumentato dei residui attivi, diminuito dei residui passivi. Nel conoscitivo devo inserire un ulteriore aggregato che è quello dell'FPV di spesa e quindi vado a sottrarre l'FPV di spesa corrente capitale dal risultato d'amministrazione dell'autorizzatorio e ottengo il mio risultato di amministrazione del bilancio nello schema di rendiconto conoscitivo. Una volta che ho determinato il risultato dell'amministrazione del conoscitivo, devo poi andare a calcolare quelle che sono le quote accantonate, vincolate e destinate e ottengo alla fine un risultato dell'avanzo cosiddetto di amministrazione libero, dell'avanzo libero. Quindi è differente la modalità di calcolo. Dovremo informare il Consiglio Comunale che in questo caso l'avanzo applicabile è quello che scaturisce dal bilancio conoscitivo, dal rendiconto conoscitivo e non quello del rendiconto autorizzatorio. E quindi è probabile, e quindi dovremmo anche raccontare al Consiglio Comunale e spiegare le differenze tra questi due aggregati e quali sono le quote effettivamente utilizzabili poi durante l'anno. In esercizio provvisorio è possibile utilizzare l'avanzo vincolato, quindi quello che confluisce nella quota vincolata del risultato di
amministrazione. Quando è possibile farlo? È possibile per garantire la prosecuzione o l'avvio. Qui proprio abbiamo ripreso il principio contabile tout court, si applica così com'è: garantire o la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe un danno per l'ente sulla scorta di una relazione documentata del dirigente o responsabile del servizio. Quindi, ho una somma, questa somma nel 2015 era finanziata con un contributo in corso d'anno, non sono con un'entrata a destinazione vincolata. Questa somma io non sono riuscito a impegnarla entro il 31-12, non era un contributo rendicontazione, quindi non consentiva di essere trasferito entrate e spese in base alla variazione del cronoprogramma, devo mandarla ad avanzo vincolato. Posso applicare l'avanzo vincolato in esercizio provvisorio se, ad esempio, la mancata esecuzione di quest'opera mi comporta la perdita del contributo che ha finanziato quest'opera e quindi chiaramente procedo a farlo. Per poterlo fare devo appunto verificare che ci siano queste condizioni, ma è anche necessaria una deliberazione di giunta corredata del parere dell'organo di revisione e che attesti quello che è il risultato di amministrazione presunto. Guardate che il risultato di amministrazione presunto non è particolarmente problematico il calcolo del risultato di amministrazione presunto. È chiaro che se questa applicazione del bilancio dell'avanzo vincolato noi la facciamo a gennaio, è probabile che il nostro risultato di amministrazione presunto sia ancora molto incerto. Questa è la ragione per cui poi, e di questo avrete sicuramente parlato anche con Ivana Rasi nel webinar dedicato ai bilanci di previsione, è necessario prevedere il risultato dell'amministrazione presunto fino al bilancio di previsione e confermarne in caso di utilizzo questo risultato presunto entro il 31 di gennaio, oppure se questo utilizzo avviene in una fase successiva nel momento in cui questo avanzo viene utilizzato. Tante domande ci sono arrivate anche relativamente all'avanzo vincolato e quindi non è semplice e quindi il principio contabile, mentre in altre parti è, se vogliamo, estremamente didascalico, da questo punto di vista è più sintetico e quindi non fa una chiara distinzione tra quelli che sono le quote vincolate e le quote destinate dell'avanzo. Allora, diciamo che qui ci è stato chiesto se il 50% delle sanzioni del codice della strada sono quote vincolate all'avanzo di amministrazione. Ci è stato chiesto la natura del vincolo sul salario accessorio e se erano avanzo vincolato le quote da contributo del fondo frontalieri, che è una specificità naturalmente di alcuni comuni in una parte del territorio italiano. Allora, noi riteniamo che come IFEL, e questo ribadiamo un concetto che IFEL ha peraltro già espresso, trovato una nota sull'entrata e destinazione vincolata e anche sulla gestione della cassa vincolata fatta da IFEL nel corso del 2015, sul tema peraltro poi si è anche espresso la Corte dei Conti recentemente. Noi riteniamo che il 50% delle sanzioni del codice della strada, vale a dire l'articolo 208 del codice della strada, è una quota destinata. Se andate a leggervi peraltro l'articolo 208, si parla di destinazione delle quote, non di vincolo delle quote. Riteniamo però, ci era stato chiesto, poi non abbiamo in questo caso riportato, la quota a favore dell'ente proprietario, che invece dell'articolo 142 è una quota che a nostro parere è vincolata dell'avanzo di amministrazione. Poi prometto che faremo un ulteriore approfondimento su questo aspetto. Perché naturalmente è tema abbastanza complesso e delicato e quindi su questo tema si sono espresse anche la sezione regionale dell'Emilia-Romagna rispetto alla tematica delle sanzioni vincolate a favore degli enti proprietari delle strade. Ricordiamo l'articolo 142, mi sembra sia il comma 12 quater, però adesso adesso in questo momento non lo ricordo con esattezza. L'avanzo, il salario accessorio che non viene reimputato tramite l'FPV, invece confluisce nell'avanzo vincolato. Qui ci troviamo di fronte a un assioma del principio contabile. Il principio contabile, diciamo che stabilisce che le risorse per il salario accessorio hanno natura vincolata. È una cosa da principio, è stabilito dal principio contabile, noi in questo caso applichiamo e quindi cosa succede? Che relativamente al salario accessorio dell'ente,
le quote che sono liquidate nell'esercizio successivo, perché tali debbono essere, ecco, diciamo, vengono imputate all'esercizio successivo. Ne abbiamo parlato ampiamente, diffusamente in più webinar. E in questo caso le quote che scadono nell'esercizio successivo vengono reimputate tramite l'FPV. Se non c'è sottoscrizione della contrattazione integrativa, questa reimputazione non avviene, le somme confluiscono in avanzo vincolato. E poi, come vengono applicate? Viene applicato naturalmente al bilancio di previsione attraverso l'applicazione dell'avanzo. Questo sconta, come sempre, i nuovi equilibri di competenza tra entrate e spese finali. Riteniamo che anche il contributo dei frontalieri sia una quota destinata agli investimenti. Non è, ripeto, molto semplice ed agevole distinguere le quote vincolate da quelle destinate. Esistono effettivamente delle quote vincolate delle quote vincolate per investimenti che stanno tra i fondi vincolati e delle quote invece destinate agli investimenti che sono finanziate da entrate genericamente destinate agli investimenti che stanno all'interno delle quote destinate agli investimenti. Prego, Laura. Laura, non ti sento. Eccomi, scusate, non avevo attivato il microfono. Dicevo, a proposito di questa slide, vi chiedo, il 50% delle sanzioni a favore dell'ente proprietario non è conservabile a residui? Deve andare necessariamente ad avanzo? La conservazione a residui avviene solo e soltanto dove ho obbligazione giuridicamente perfezionata per la quota destinata agli investimenti e per le altre quote vincolate che non stanno negli investimenti. Ecco, insomma, quindi se ho obbligazione giuridicamente perfezionata, essendo alimentata da un'entrata che per una parte di questa è destinata agli investimenti e per una parte è vincolata, se non ho obbligazione giuridicamente perfezionata non posso reimputare e le somme confluiscono nell'avanzo. La quota invece libera, diciamo quella non destinata e non vincolata alle sanzioni del codice della strada, costituisce una vera economia di bilancio. Grazie Nicola. Sull'avanzo destinato ci è stato chiesto relativamente ai proventi delle concessioni edilizie. Nei proventi delle concessioni edilizie ci è stato chiesto se queste quote rientrano nell'avanzo di amministrazione e a quale titolo. Dal nostro punto di vista, le entrate e i proventi da concessioni edilizie sono quote destinate agli investimenti per la parte che non è destinata al finanziamento di spese correnti e quindi non è un'entrata con un vincolo di destinazione, ma è un'entrata con una destinazione agli investimenti, in particolare quella relativa alla manutenzione straordinaria, diciamo, del nostro patrimonio, ma anche è destinata agli investimenti anche la quota del rimborso di oneri di urbanizzazione, che sta pure nel conto capitale, ed è contributo agli investimenti, è quota destinata agli investimenti, pure quella che devolviamo agli istituti di culto ed è iscritta a titolo secondo come contributo agli investimenti. La quota destinata agli investimenti dell'avanzo d'amministrazione può essere applicata al bilancio di previsione dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, solo dopo l'approvazione. La deroga che prevede la possibilità di utilizzare l'avanzo d'amministrazione prima del risultato di amministrazione e anche in esercizio provvisorio è soltanto quella relativa alla quota vincolata per investimenti vincolata e alla quota accantonata del risultato di amministrazione. La quota destinata la si può applicare solo e soltanto dopo l'approvazione del rendiconto di gestione. Le differenze tra la quota destinata e la quota vincolata sono anche determinanti, non ce ne occupiamo oggi perché abbiamo già dedicato tempo a questo tema e troviamo appunto un approfondimento che è stato fatto anche sul sito di IFE rispetto alla cassa vincolata. Le quote destinate dell'avanzo d'amministrazione non sono vincolate e quindi non rientrano nella determinazione della cassa vincolata. Viceversa, le quote vincolate dell'avanzo d'amministrazione rientrano questa determinazione della cassa vincolata che ha modalità di calcolo proprie che non sono quelle dell'avanzo d'amministrazione, ma quelle proprie, ecco, della
cassa vincolata su cui in questo momento non entriamo perché non è tema, ecco, della giornata di oggi. Il disavanzo. Allora, il tema del disavanzo lo avevamo affrontato, in un qualche modo lo riprendiamo ancora. Il disavanzo, dobbiamo distinguere due disavanzi. Possiamo avere un disavanzo ordinario o un disavanzo da riaccertamento straordinario. Il disavanzo ordinario non aggiunge, non toglie nulla rispetto alla precedente disciplina, l'articolo 188 del TUEL, vale a dire la possibilità di ripianare il disavanzo andando ad iscriverlo nel bilancio di previsione del 2016 e delle due annualità successive, purché entro il termine della consigliatura. E quindi, se la consigliatura scade nel 2017, lo dovremmo ripianare in due annualità anziché in tre. Questo è il disavanzo ordinario e conoscevamo anche in precedenza rispetto alla riforma contabile. La riforma contabile ha portato invece con sé il disavanzo da riaccertamento straordinario. Il disavanzo da riaccertamento straordinario è ripianabile in 30 anni, è stato disciplinato da un decreto ministeriale. Questo decreto ministeriale ha stabilito le modalità del ripiano, che può essere fatto in un massimo di 30 anni. Ora, noi dobbiamo andare a verificare a un anno di distanza, diciamo, rispetto a questo ripiano che è stato effettuato, quindi in sede di rendiconto di gestione 2015, se abbiamo rispettato quel ripiano. Quindi l'esempio che facevamo la volta scorsa lo ripetiamo. Da riaccertamento straordinario, il comune X aveva un disavanzo di 900, lo ha ripianato in 30 annualità da 30 euro ciascuna. Lo ha ripianato in 30 annualità da 30 euro ciascuna, quindi il disavanzo che noi ci attendiamo, quindi noi abbiamo applicato 30 al bilancio del 2015, ci attendiamo a questo punto un disavanzo da rendiconto 2015 di 900 meno 30, cioè di 870. Se il risultato di amministrazione libero, cioè al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate, è pari a 870, io ho rispettato la mia modalità di ripiano e quindi sono a posto. Da questo punto di vista non sono richieste ulteriori operazioni. Se ho migliorato il risultato e quindi il mio disavanzo non è 870 ma è 850, non succede nulla, tanto meglio. Non ho la possibilità di ridurre, di rivedere il ripiano diminuendo le quote, ma il mio ripiano avverrà in un tempo più breve, presumibilmente più breve. Perché non ci è data la facoltà di rivederlo? È, se ci pensate bene, come la possibilità, o meglio, l'impossibilità che abbiamo di applicare l'avanzo di amministrazione agli esercizi successivi. L'avanzo di amministrazione, in questo caso il disavanzo, è in un qualche modo un fatto non certo, e quindi noi non possiamo contare sul fatto che in futuro sempre rispetteremo questo tipo di cosa. Quindi se io ho migliorato rispetto al mio ripiano, la mia unica possibilità è quella di terminare prima il mio ripiano del disavanzo. Poi, se ci saranno novità da questo punto di vista, interverranno con un provvedimento normativo. Se ho peggiorato invece il mio disavanzo, quindi nell'esempio in questione, partivo da 900, ho applicato 30 al mio bilancio in parte spesa nel 15, mi attendevo 870 e invece il risultato è 880, questi 10 li devo ripianare con le modalità del disavanzo ordinario, quindi applicandoli al bilancio 2016 o eventualmente 16, 17 e 18. E quindi, vabbè, qui abbiamo già dato risposta anche a questa slide. Sull'indennità di fine mandato mi pare ci fossimo già espressi in precedenza e quindi la accantoniamo nel bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione non impegniamo, non paghiamo questa quota laddove non ci sia la necessità di utilizzarla, l'utilizzo è legato alle eventuali dimissioni o cessazione della carica del sindaco. In questo caso noi andremo a utilizzare questo fondo e anche quelli che abbiamo accantonato nel bilancio nel precedente rendiconto di gestione, e quindi lo andiamo a
applicare. Laddove non ci fosse necessità di applicarlo, la somma confluisce nella quota accantonata al risultato di amministrazione. Non può essere conservata a residuo, non può essere reimputata tramite l'FPV. È obbligatorio l'accantonamento. Laura, prego. Laura, non ti sento. In realtà, Nicola, scusa, mi hai risposto proprio mentre entravo nella stanza, perché c'era una domanda che diceva che considerato che applicare l'avanzo crea comunque effetti negativi sul pareggio, il nuovo vincolo di finanza pubblica, perché per l'indennità di fine mandato devo mandare la quota in avanzo e non posso utilizzare l'FPV? Perché Perché lo così prevede, dice. così dice il principio contabile, noi non siamo chiamati a sindacare quello che dice il principio contabile, naturalmente ognuno di noi ha le sue opinioni, la spesa dell'indennità di fine mandato del sindaco è contemplata dall'ordinamento come una spesa potenziale e quindi come tale è trattata e deve essere accantonata. Non è possibile, lo ripeto, non è possibile, non è corretto, non la si può reimputare tramite l'FPV e non la si può mantenere a residuo. Grazie Nicola. Allora, nuovamente ci hanno chiesto rispetto agli FPV, che naturalmente di tutte le cose della nuova contabilità è sicuramente lo strumento più complesso da utilizzare e quindi ci chiedono come viene rappresentata, come la variazione di bilancio connessa al riaccertamento ordinario legata alla reimputazione dell'FPV, come in un qualche modo si legge negli schemi del bilancio conoscitivo e negli schemi del bilancio autorizzatorio. Allora, diciamo che, vabbè, poi qui c'è una quota, una parte citata del comma 6 dell'articolo 183 del TUE che abbiamo citato anche in precedenza. Qui la cosa che noi possiamo dire da questo punto di vista rispetto a questa a come funziona l'FPV, allora va detto che la modalità di contabilizzazione della variazione è naturalmente differente negli schemi autorizzatori e quelli conoscitivi, perché nello schema autorizzatorio delle variazioni del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, naturalmente non viene contemplato l'FPV di parte spesa e quindi la variazione è molto difficile da leggere, soprattutto rispetto all'esercizio in chiusura, perché di fatto non c'è una variazione vera e propria, naturalmente. Quindi è nel bilancio conoscitivo che noi vedremo lo storno di spesa tra il macroaggregato della spesa esigibile è quello dell'FPV, sia di parte corrente che di conto capitale. Nel bilancio del 2016, in entrambi gli schemi di variazione, vedremo l'incremento della variazione di entrata e di spesa del 16 e dei successivi per effetto delle reimputazioni dell'FPV, quindi la costituzione dell'FPV in entrata e la corrispondente costituzione del castelletto degli impegni che andiamo a reimputare nell'esercizio 2016 e successivi. Noi abbiamo citato in questa slide anche l'articolo 183, comma 6 del TUEL, perché riprendendo la tematica, è necessario che nel momento in cui noi registriamo gli impegni facciamo veramente attenzione al momento in cui questi vanno imputati e abbiamo richiamato questo articolo. L'articolo ci dice che noi possiamo impegnare sul pluriennale i contratti e le convenzioni pluriennali, ma anche quelle spese che sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali. Quindi abbiamo uno strumento, diciamo, che è a supporto del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. E quindi possiamo impegnare sul pluriennale. Naturalmente dobbiamo fare attenzione alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, quindi il servizio finanziario in particolare, soprattutto laddove noi a dicembre impegniamo spese o a novembre, ottobre impegniamo spese che vanno sulle annualità successive, dobbiamo fare attenzione al fatto magari che finiremo in esercizio provvisorio e che la verifica sul mantenimento degli equilibri deve essere particolarmente puntuale ed attenta. Perché potrebbe essere che le risorse di entrata che avevamo nel corso del 2015 non ci siano nelle annualità successive. E quindi, fermo restando questa valutazione di carattere generale che compete al responsabile del servizio finanziario, è possibile impegnare sul pluriennale. In occasione del riaccertamento ordinario, e quindi
beh, qui riprendiamo la cosa del fatto sopravvenuto. Io ho visto che, diciamo, in un qualche modo la domanda è stata posta e quindi, però l'abbiamo trattata anche in precedenza, e quindi il fatto sopravvenuto che mi dà la possibilità di reimputare tramite l'FPV quelle spese per le quali ho un'obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta, non vale per tutte le spese, vale quelle per le quali ci sono eventi che si sono verificati successivamente alla registrazione. E quindi è inutile la corsa all'impegno di spesa delle quote disponibili che ci stanno nei capitoli di spesa dell'esercizio in chiusura. È inutile perché, se io vado a vedere, c'è una disponibilità di 1000 euro, voglio ordinare della cancelleria e la ordino al 30 di dicembre, e questa cancelleria mi viene consegnata in base all'ordinativo di fornitura alla fine di gennaio, quella spesa io la registro nel 2015, ma la devo imputare sull'annualità 2016, fermo restando quelle verifiche che devo fare in ordine agli equilibri del bilancio. Ci è stato chiesto di commentare brevemente il tema dei contributi a rendicontazione. I contributi a rendicontazione sono esigibili in base al cronoprogramma della spesa. E quindi, in sede di riaccertamento, in caso di variazione del cronoprogramma, oppure nel caso in cui noi abbiamo iscritto e stanziato, magari, uso questo termine, erroneamente tutto come quota esigibile nell'anno perché il cronoprogramma non ce lo avevamo e dobbiamo abituarci invece a richiederlo, ecco, insomma, e quindi poi capisco che nel comune piccolo molto spesso questa comunicazione con gli altri uffici è una comunicazione di tipo verbale, ecco, insomma, e quindi ci manca, come posso dire, ecco, un supporto amministrativo, ma la nuova contabilità, lavorando sempre in termini di competenza, ci richiede, ecco, insomma, una maggiore formalizzazione di questo tipo di documentazione. Allora, in caso di variazione o laddove noi l'avessimo iscritto in modo non corretto, procediamo alla reimputazione di entrate e spese correlate. Il contributo a rendicontazione è quel contributo per il quale, se non rendiconto, decado dal titolo giuridico che mi dà la possibilità di accertarlo, oppure devo restituire le somme che nel frattempo mi sono state anticipate. Attenzione, perché quando il soggetto che ci dà questo contributo a rendicontazione è un'amministrazione che applica il principio di competenza finanziaria potenziato, e quindi abbiamo una stessa regola contabile, la regione, prendiamo il caso d'esempio, assegna al comune di Novellara un contributo di 100 euro per la realizzazione di opere per 100. Noi abbiamo distinto nel nostro bilancio 50 come cronoprogramma di entrata di spesa nel 15 e 50 nel 16. Allora, noi abbiamo 50 in entrata nel 15 e 50 in entrata nel 16, perché è soltanto l'esecuzione dell'opera, l'esigibilità della spesa che mi dà diritto ad esigere l'entrata. Se questo cronoprogramma cambia e la mia quota da 50 diventa 25 nel 15 e 75 nel 16, provvederò anche a modificare l'entrata. Attenzione, perché la regione applica lo stesso criterio e imputa la spesa in base al mio cronoprogramma. Se io lo vado a modificare, devo avvisare la regione perché questa deve effettuare una reimputazione a sua volta. Non possiamo farla da soli senza comunicarlo all'organo. Possibilmente questa comunicazione dovrebbe essere fatta prima del riaccertamento ordinario e anche in corso di gestione. Ci è stato chiesto come cosa dobbiamo fare con l'FSC del 2015, col fondo di solidarietà che ancora non abbiamo incassato. Allora, in questo caso, questo fondo noi dobbiamo reimputarlo sul 16. Attenzione, vi ho già detto, la reimputazione delle entrate peggiorano il risultato. Non c'è un FPV per la reimputazione delle entrate, la reimputazione tramite FPV è soltanto per le spese. Se io cancello un residuo attivo, peggioro il risultato di amministrazione. In questo caso, però, il problema non si pone perché l'importo lo desumiamo, ecco, consultando il sito del Ministero dell'Interno, le spettanze a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale sono quelle pubblicate sul sito.
Un'altra domanda ricorrente riguardava il tema dell'addizionale all'IRPEF. In questo caso ci si chiedeva come comportarsi al rendiconto 2015. Allora, diciamo che per quanto riguarda il rendiconto 2015, la modifica al principio operata con il terzo decreto ministeriale sull'armonizzazione non ha effetti sul rendiconto, ma si applica a partire dal 2016. In ogni caso, noi abbiamo due possibilità, che sono quelle garantite dal testo previgente del decreto, che peraltro poi è anche stato aggiustato, e quindi anche sul bilancio 2016 con Ivana avrete avuto possibilità, ecco, come posso dire, di commentare e fare valutazione rispetto a queste modifiche del principio. Nel 2015 abbiamo le due facoltà, ovvero quella di l'accertamento per cassa, che è la modalità di base per l'entrata in autoliquidazione, e l'accertamento in base alla stima del portale del federalismo. Io questa mattina me lo sono consultato, questo tanto per non farci mancare anche le stime del portale, quindi ho consultato questa mattina e di nuovo, qui adesso abbiamo fatto un passo in avanti, è basato sui redditi del 2013, quindi il portale offre una forbice, noi dobbiamo scegliere di accantonare, di accertare una quota a residuo in base a questa forbice. Naturalmente il consiglio che diamo noi è quello di adottare una logica prudenziale e quindi non prendere la voce più alta di questa forbice, ma di possibilmente avvicinarsi a quella che è la quota più prudenzialmente più bassa rispetto a questo tipo di forbice, o quantomeno di attenersi a quella media. Gli incassi in autoliquidazione su IMU-TASI. Dopo il rendiconto si incassa una competenza o residui? Riteniamo che debbano essere le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione. Gli incassi effettuati dopo il rendiconto sono accertati comunque per cassa e vengono accertati sull'esercizio di competenza. Qualora l'ente ritenesse che abbiamo incassato quote relative alle annualità precedenti, perché c'è un ravvedimento operoso, l'abbiamo operato, possiamo crearci un capitolo ad hoc dove comunque accerteremo in competenza sul bilancio del 2016. La bollettazione IUC, allora, questo è un tema, se vogliamo, un po' particolare. Alcuni comuni hanno nel corso del 2015 effettuato una bollettazione sperimentale inviando a casa degli F24 precompilati rispetto alla TASI e all'IMU. Prevalentemente questi bollettini riguardavano il tema dell'abitazione principale, quindi TASI e per una quota più marginale l'IMU. Noi non riteniamo che questo invio in forma sperimentale acquisisca le caratteristiche del ruolo ordinario che ha, ad esempio, la bollettazione della Tari, né abbia le caratteristiche per poter essere considerato un avviso di accertamento, cioè un provvedimento formale di lotta all'evasione, anche perché noi andiamo a spedire un F24 precompilato quando il contribuente ha la possibilità di effettuare una dichiarazione entro il giugno dell'anno successivo. Quindi, per a nostro avviso, è opportuno continuare l'accertamento per cassa in base ad autoliquidazione. Per quanto attiene la TAR su Tari, ci si chiede se questa è una tipologia di entrata sulla quale è opportuno effettuare lo stralcio. Noi diciamo che la valutazione di opportunità deve essere fatta dall'ente, naturalmente rispetto a quello che è il risultato dell'amministrazione. Tenete conto, in ogni caso, come detto più volte, che la cancellazione può avvenire solo 3 anni dalla scadenza dell'esigibilità del credito, e quindi sicuramente non può riguardare la Tari, che è un'entrata del 2014, e credo neppure la Tares, visto che nel 2013 è ancora non è scaduta, probabilmente può riguardare i vecchi ruoli ordinari TARSU se li abbiamo conservati a rendiconto. In ogni caso le cancellazioni scontano anche un minor accantonamento a rendiconto dell'FCDE, e quindi va valutato l'effetto sotto il duplice aspetto, sia in termini di riduzione del risultato dell'amministrazione complessiva, ma anche di riduzione di quella che è la quota accantonata. Altre domande sono pervenute rispetto alle Hola. opere pubbliche. Sì, Laura. Scusa se ti interrompo prima di iniziare, ho un nuovo tema. Una precisazione su IMU e TASI, perché sono tanti i quesiti che arrivano, vorrei mettere un ulteriore punto con te. Una Sì. domanda, numero 67, che tu vedi, dice: non mi è chiaro l'esercizio di competenza dell'entrata IMU TASI, non competenza 2016? Allora,
L'IMU-TASI, come cosa disciplina il principio contabile? L'IMU e la TASI sono entrate che vengono riscosse in autoliquidazione per la parte che non è invece lotta all'evasione, che invece viene accertata con una modalità differente in base a dei provvedimenti formali di accertamento dell'entrata per la quale è stato ammesso il versamento, per la quale c'è stata un'evasione, ecco, insomma adesso non entriamo su questo aspetto. Quindi per la quota in autoliquidazione il principio contabile prevede che noi andiamo per cassa e sono le riscossioni che vengono effettuate entro la chiusura del rendiconto. Aggiungo io non tanto del rendiconto di gestione quanto piuttosto della proposta del rendiconto, perché naturalmente poi o addirittura del risertamento ordinario, perché naturalmente intercetteremo soltanto le riscossioni che abbiamo avuto naturalmente entro la fine di marzo, ecco, giusto per capirci. Quella è la quota che noi andiamo ad incassare. Gli incassi fatti nella prima parte del mese, dell'anno, relativi all'anno precedente, li imputiamo, cioè gli incassi che andiamo a fare a gennaio, febbraio e marzo, li imputiamo al 2015. Va anche detto che in termini di IMU e TASI le scadenze per i versamenti sono giugno e dicembre e quindi, insomma, come posso dire, è evidente che in questo caso l'ordinamento si è preoccupato di fare sì che noi recuperiamo tutti i versamenti relativi al mese di dicembre, anche quelli dei ritardatari che magari nei primissimi mesi dell'anno provvedono a, con un ravvedimento breve o brevissimo, a fare questo tipo di versamento e quindi darci la possibilità di effettuare queste riscossioni sull'esercizio di chiusura che è il 2015. Grazie Nicola. Se tu sei Prego. d'accordo, mancano Sì. pochi minuti, però io vorrei affrontare questo tema delle opere pubbliche, perché diversi quesiti sono arrivati nel corso degli altri webinar e molti altri nel corso di questo webinar. Quindi, se tu hai disponibilità a disforare magari 10 minuti, chiudiamo queste ultime slide e poi ci diamo un nuovo appuntamento. Certamente. Allora, diciamo che tema opere pubbliche è un tema dibattuto, naturalmente qui le prime domande che ci sono arrivate naturalmente riguardavano il tema dei ribassi d'asta, del cronoprogramma e della possibilità di conservare residuo, diciamo, questi, poi ne vediamo altri successivamente nelle slide. Allora, il ribasso d'asta. Il principio contabile prevede che il ribasso d'asta confluisca in avanzo di amministrazione. Questo se non si provvede alla rideterminazione del quadro economico dei lavori. Allora, con che tempistiche provvediamo all'approvazione di questo quadro economico dei lavori? E quindi, con che tempistica? Diciamo che qui il principio contabile non si spinge a definire una tempistica. Io credo che vadano fatte due considerazioni. La prima riguarda il fatto che il principio contabile, se vi ricordate, ci consente di attivare l'FPV in caso di avvio della procedura di gara e ci dà un anno di tempo per completare l'aggiudicazione. Quindi, se abbiamo un anno di tempo per avviare la gara e aggiudicare, io penso che possa essere concesso anche un tempo congruo rispetto a quella che è la rideterminazione del quadro economico, che per me non può comunque superare l'anno di tempo. Ecco, insomma, poi anche qui vanno fatte considerazioni, perché un conto è la rimodulazione di un quadro economico di un'opera pubblica da 200.000 euro e un conto è rimodulare il quadro economico di un'opera da 8 milioni di euro. E quindi è evidente che, come posso dire, naturalmente l'attività dei colleghi dell'area tecnica in questo caso è sicuramente un'attività più complessa. Certamente non può tornare ad andare in scena il film che abbiamo visto negli anni precedenti dove questi ribassi continuavano a girare per anni, decine di anni, fino a una quindicina d'anni, e poi quando noi li cancellavamo magicamente arrivava una fattura. Questa cosa non può accadere, io ritengo che il termine congruo possa essere quello di attenersi ad un massimo di un anno di tempo per andare a rideterminare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Il cronoprogramma, questo, insomma, questo sconosciuto. Allora, diciamo che, insomma, da quando abbiamo iniziato a parlare qui in ANCI e in IFEL, penso che, insomma, veramente questo termine è risuonato tante volte. Allora, lo ribadisco, il principio contabile ci chiede di non tanto di chiederlo all'ufficio tecnico, ma di chiederlo all'appaltatore, quindi quando io vado a fare una gara è di andare a chiedere questo cronoprogramma, cioè di prevederlo nell'opera e di fare sì che in un qualche modo diventi vincolante. Quando io avvio la procedura di gara, metto il cronoprogramma in gara, in modo tale che
chi si assume questo onere ci produce questo tipo di documento. Poi non è in discussione il fatto che il cronoprogramma possa cambiare, perché sempre cambia, cioè quasi mai abbiamo, ahinoi, la possibilità di avere un cronoprogramma identico. Siamo però chiamati sia a stanziare a bilancio le opere pubbliche in base a questo cronoprogramma, che anche a reimputare in base alle variazioni di questo cronoprogramma. Operare le variazioni al bilancio financo al riaccertamento ordinario. E quindi questo documento ci deve essere. Se non è stato fatto in corso d'anno, e questo non è un bene, perché questo cronoprogramma doveva comunque esserci, quantomeno nella fase di avvio della gara, dobbiamo andare in un qualche modo a chiederlo all'ufficio. Almeno nella fase del riaccertamento ordinario, perché anche con il riaccertamento ordinario dobbiamo provvedere a reimputarlo e descriverlo in base all'esigibilità. Non è che noi prendiamo e spostiamo tutto dal 15 al 16, dobbiamo fare una valutazione, ahinoi, più complessa e quindi andare nel momento in cui andiamo a reimputare la spesa dell'opera pubblica o nel momento in cui la andiamo a stanziare nel bilancio di previsione, dobbiamo andare a fare questa valutazione. Questa valutazione deve essere fatta anche in sede di riaccertamento ordinario e quindi chiederemo all'ufficio tecnico una tabella rispetto alle opere che andiamo a reimputare nella quale ci vengono indicate le scadenze, le esigibilità, le scadenze dei saldi di quest'opera. Manca il certificato di pagamento del SAL. Se manca il certificato di pagamento del SAL è consentita un'attestazione. Il responsabile può fare un'attestazione di liquidità, cioè questo è un tema anche più vasto. Quando è che conserviamo residuo passivo un'opera relativa a beni, servizi, forniture, lavori? La consideriamo se la spesa è certa, liquida ed esigibile, e quindi se abbiamo una fattura al 28 di febbraio per prestazioni, consegne riferite a attività fatte nell'esercizio in chiusura, se abbiamo un SAL che attesti l'esecuzione di questi lavori. Il SAL poi presuppone un certificato di pagamento che dà diritto anche a emettere questo tipo di fattura. Laddove non c'è questo tipo di documentazione, è possibile fare un'attestazione di liquidabilità. L'abbiamo già detto, invito gli enti a non farla in modo superficiale. L'attestazione di liquidità è stata prevista dall'ordinamento per evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, cioè che noi andiamo a cancellare dei residui passivi e invece l'opera, la prestazione, il bene è stato consegnato, la prestazione è stata eseguita e quindi noi andremo a formare. E questo ci dà la possibilità di fare questa dichiarazione, diciamo, questa attestazione che è resa dal responsabile del servizio della spesa competente, qui parliamo dei lavori pubblici, entro il 28 di febbraio. In materia di lavori pubblici la fattura segue la certificazione del SALE, quindi insomma è già più complessa, ecco, insomma, che proprio non ci sia nulla. L'esigibilità dei contributi a rendiconto, qui di nuovo ci è stato chiesto quando è che è esigibile un contributo a rendicontazione, facciamo un passo indietro, ecco, e quindi è nel caso dell'accertamento di entrata di un contributo a rendicontazione, non è per poter conservare residuo, non è necessario averlo riscosso. Quindi io non devo reimputare l'entrata del contributo a rendicontazione in base alla riscossione di questo contributo, perché il contributo viene riscosso dopo la rendicontazione, ma è l'esigibilità della spesa. Quindi, se io rispetto la mia famosa spesa con contributo a rendicontazione di 100 suddivise in 50 sull'anno 15 e l'anno 16, se i 50 che avevo previsto di fare nell'anno 15 e poi alla fine esigibili sono stati 30, opero una reimputazione di 20 a FPV e quindi diventerà 30 scusate, non FPV, di 20 con contributo a rendicontazione. Anche per l'entrata mi comporterò in questo modo, naturalmente, e quindi sposterò 20 di entrata e 20 di spesa sulla quota del bilancio 2016 che diventerà di 70. L'FPV, lo ricordiamo, le condizioni previste dal punto 5.3 dell'allegato al principio di competenza della contabilità finanziaria applicata sono l'avvio della procedura di gara, ovvero avere in presenza di un qualunque grado di progettazione, avere attivato almeno
un'obbligazione giuridica di voce del quadro economico escluse le spese di progettazione. Possono essere gli espropri, possono essere altre tipologie di spesa. Un'altra domanda, scusa Laura, vado avanti a oltranza o No, volevi fare finiamo un questo del focus su contributo qualche MIUR e altra? poi direi che ci salutiamo. Sì, perfetto. Allora, rispetto al contributo del MIUR, naturalmente quello che ci è stato chiesto è, scusate, ma questo contributo del MIUR, in particolare il contributo per la tassa rifiuti delle strutture scolastiche, è stato pubblicato a gennaio 2016. Ora, il tema è controverso, non vi nascondo, e quindi non è che noi abbiamo naturalmente da... Insomma, un po', come posso dire, qualche tipo di analisi c'è stata, riteniamo che possa essere applicato a questa tipologia di entrata le stesse caratteristiche che abbiamo riconosciuto al Fondo di Solidarietà Comunale e comunque ai contributi da enti pubblici, dove la modalità di accertamento è legata alla pubblicazione, al fatto che l'ente pubblico ci rende disponibili questi dati e quindi, pur essendo stati resi disponibili a gennaio, sono afferenti all'esercizio in chiusura e riteniamo che possa essere conservata residua questa somma. Allo stesso tempo, per quegli enti che hanno una tariffazione puntuale, penso a tante realtà del Veneto, ad esempio, che hanno questa tipologia ancora di somme che in un qualche modo vengono girate al gestore, perché poi questo fa una tariffazione puntuale, in questo caso sia l'entrata che la spesa stanno nel bilancio del 2015, quindi nell'esercizio in chiusura. Grazie Nicola. Abbiamo esaminato tanti aspetti nel corso del webinar di oggi. In realtà avevamo preparato anche tanti altri quesiti che per esigenze di tempo non riusciamo a trattare oggi. I colleghi della formazione hanno più volte postato l'indirizzo sul quale troverete da domani il video dell'incontro di oggi, del webinar di oggi e le slide che sono state presentate da Nicola. Verrà attivata a breve anche una sezione delle FAQ sul sito DIFEL alla pagina della riforma della contabilità, dove troverete veramente tutto il materiale e tutte le risposte che sono stati dati acquisiti, in modo per agevolare sempre più questa fase del rendiconto, ma anche del bilancio di previsione armonizzato. Adesso vedremo con Nicola se è possibile fissare una nuova data così da dare una risposta agli ulteriori quesiti arrivati e a quelli che non siamo riusciti a trattare oggi. Per il momento ringrazio Nicola per la tua chiarezza e la tua esaustività e ringrazio tutti voi partecipanti. Auguro a tutti un buon lavoro e a presto.